Seguente lavoro di tesi si intitola Analisi e simulazione del comportamento meccanico dello stomaco umano. Nell'introduzione vengono date alcune scene sulla fisiologia e definiti gli obiettivi di studio. La fisiologia è la disciplina biologica che studia il funzionamento degli organismi viventi. Si divide in varie branche, tra cui la fisiologia umana. Essa studia i fenomeni e i meccanismi associati alle funzioni dell'essere umano, tra cui la digestione. In particolare, l'interesse è lo studio della digestione nello stomaco. Lo stomaco ha tre funzioni principali: deposito di materiali ingeriti, demolizione dei materiali attraverso contrazioni peristaltiche e rottura dei legami chimici. L'obiettivo è proprio implementare le contrazioni peristaltiche. Analizzerò dunque la meccanica dello stomaco definendo un dominio di lavoro e implementando la motilità gastrica. Per fare ciò sono stati eseguiti vari passaggi, tra cui costruzione del dominio di lavoro per punti, costruzione analitica, introduzione delle contrazioni peristaltiche e implementazione del modello matematico in COMSOL. Come anticipato, il primo punto è stata una costruzione puntuale appunto del dominio stesso. Si è fatto riferimento alla sezione mostrata in figura, dove è possibile notare la zona del fondo, del piloro, la piccola curvatura e la grande curvatura. Sfruttando il Viewer Image AI ho valutato i punti lungo l'asse della sezione, la piccola curvatura e la grande curvatura, indicandoli con XC, YC, X0, Y0, X1, Y1. I dati ottenuti sono i seguenti, il risultato è mostrato in figura. Il diametro cresce dalla zona del fondo ad un massimo di 10 cm per poi decrescere fino al pilone ad un minimo di 1,2 cm. La costruzione per punti si è fatta seguire una costruzione analitica. È stato effettuato un passaggio a coordinate polari, in quanto in coordinate cartesiane i punti XC e YC non erano fittabili, in quanto la funzione era non iniettiva. Sfruttando MATCAD è stato effettuato il passaggio dunque alle coordinate polari usando la funzione built-in di MATCAD XY2POL. Noti i teta coni, sono stati calcolati i vari rho coni e dunque i punti P coni mostrati in tabella. Da fitting è possibile notare come rho sia legato a teta secondo una polinomiale di quinto grado di parametri A con N. Ovviamente, noto rho, posso calcolare i valori delle coordinate XF e YF mediante la relazione rho cosen teta e rho sen teta. Una volta definito teta, posso definire tutte le variabili in funzione di teta stesso. Ho definito R in funzione di teta, il risultato mostra come R sia legato a θ secondo una polinomiale di sesto grado di parametri B con N e ne diagrammo l'andamento. Inoltre ho definito la C curvilinea S di θ. Questo è un passaggio molto importante in quanto in questo modo mi riporta una condizione di simmetria cilindrica in cui R varia ed S di θ rappresenta l'asse verticale z. Per il calcolo di S di θ sono state valutate la variazione di Y rispetto a θ e di X rispetto a θ. Effettuando la somma vettoriale di dx in dθ e di y in dθ, ottengo ds in dθ e dunque integrando rispetto a un θ generico posso ottenere s di θ desiderato. Come logico attendersi, s di θ è proporzionale al θ considerato, in quanto θ stesso aumenta dal pilore fino alla zona del fondo. Noto r di θ e noto s di θ, posso diagrammare l'andamento reciproco, ottenendo in un certo senso il dominio in condizioni di riposo, ossia in assenza di contrazioni peristaltiche e di rigonfiamento superiore. Noto i raggi e i punti lungo l'asse centrale, conoscendo il coefficiente angolare delle perpendicolari alle tangenti ai punti centrali, posso calcolare i punti lungo la piccola e la grande curvatura. Tale coefficiente angolare m di θ ha un andamento funzione di θ stesso, mostrato in tabella. Analiticamente è possibile, quantificare appunto tale dipendenza sfruttando i parametri P con I mostrati nella tabella a destra. Una volta noto m di θ, posso calcolare come ho detto i punti lungo la piccola e la grande curvatura ottenendo il risultato seguente. Il risultato è sicuramente coerente con i dati sperimentali. A questo punto, definito il dominio in condizioni di riposo, posso introdurre le contrazioni peristaltiche. Le contrazioni peristaltiche hanno essenzialmente una funzione di rimescolamento. Esse si originano a 15 cm di distanza dal pilore e si propagano fino al pilore stesso in un periodo di 58 secondi, aumentando la propria ampiezza. Il propagarsi di queste contrazioni causa ovviamente delle variazioni di raggio lungo la curvatura. Inoltre, per l'ipotesi di incompatibilità del fluido, bisogna tener conto di un rigonfiamento della zona superiore, in quanto il volume appunto deve restare costante. Sono state dunque effettuate le seguenti modifiche: è stato definito il raggio della zona antrale in presenza di contrazioni, il raggio della zona del fondo in presenza di rigonfiamento, è stato costruito dunque il dominio modificato e implementato in COMSOL. Per quanto riguarda il raggio della zona antrale in presenza di contrazioni, esso è il risultato pari al prodotto tra il raggio a riposo R di θ e una per una produttoria di tre funzioni tipo Boltzmann F con R, a loro volta funzione di S con 0, funzione del tempo. Tale S con 0 indica la posizione della contrazione al tempo assegnato. Il risultato è mostrato in figura ed è possibile anche visualizzare un video
un video dell'andamento di queste contrazioni appunto nello stomaco stesso. Dopo 20 secondi si ritorna nella posizione identica al tempo zero. Una volta noto il raggio della zona antrale modificato, posso calcolare il volume dell'antro appunto stesso mediante un integrale doppio che varia rispetto ad R e rispetto a θ. Per quanto riguarda il raggio della zona del fondo, esso è risultato pari al prodotto tra R di θ e raggio a riposo e una funzione f con f. Tale funzione f con f è una funzione lineare di s di θ. Essa risulta pari al prodotto tra una variabile m con 1 e s di θ meno s di θ più 1. Tale variabile m con 1 una funzione del tempo e assume un valore tale da consentire che il volume totale si resti costante col tempo. Quindi la somma del volume del fondo e del volume dell'antro rispetto al tempo deve rimanere costante. A questo punto ho costruito il dominio modificato sfruttando la collaborazione tra i due software MATLAB e COMSOL. In particolare è stato utilizzato MATLAB per la facilità con cui si riescono a descrivere dei domini piuttosto complicati mediante la funzione built-in curve2. Il risultato ottenuto è il seguente e verrà dunque implementato in COMSOL. Implementazione in COMSOL. In COMSOL è stata definita la multifisica, definite le costanti, le espressioni globali, la fisica su sottodomini e contorni e i parametri di calcolo. Per quanto riguarda la multifisica, si è scelto di lavorare in un sistema di coordinate cilindriche, vista la simmetria del problema, grazie alla semplificazione effettuata in precedenza con la rettificazione di s di θ. La multifisica implementata è la deformed mesh. Per quanto riguarda le costanti, è stato definito s θ con a, che è la posizione lungo z del punto in cui comincia la contrazione, t con 0 il periodo impiegato, più i vari parametri per le polinomiali viste in precedenza. Per quanto riguarda le espressioni globali, sono state definite R underscore il raggio a riposo, A con I la profondità dell'onda considerata, S con 0 posizione del centro dell'ampiezza e due funzioni F con R e F con F viste in precedenza. Nota F con F e F con R, posso calcolarmi i raggi modificati nella zona dell'antro e nella zona del fondo. A questo punto ho definito la fisica su sottodominio e contorno. Per la frontiera si imposta la velocità di deformazione, ad eccezione per l'asse di simmetria e per l'abbondo di corrispondenza del piloro. L'asse di simmetria è un movimento bloccato sia lungo R che lungo Z, mentre per il piloro il movimento è bloccato esclusivamente lungo Z. Per quanto riguarda i parametri di calcoli, si imposta un intervallo temporale di simulazione pari a 20 secondi, in cui la simulazione fornisce output ogni secondo. L'intervallo è sufficiente perché, come mostrato al video precedente, dopo 20 secondi si ritorna nella medesima condizione del tempo zero. Una volta definita la funzione del profilo in MATLAB, viene importato il dominio in COMSOL. Il risultato ottenuto è il seguente e sicuramente coerente con gli studi effettuati. Una volta terminata l'implementazione della geometria delle variabili in COMSOL, si è valutata la velocità nella zona dell'antro, la velocità nella zona del fondo e la velocità globale. Per quanto riguarda la velocità nella zona dell'antro, essa è risultata pari alla derivata rispetto al tempo di RT1, ossia il raggio modificato della zona antrale. Ovviamente ha senso solo per z minore di s di θ ed è nulla altrove. Al contrario, invece, la velocità nella zona del fondo ha senso solo per z maggiore di s di θ ed è nulla per z minore di s di θ. In generale, posso definire una velocità globale di andamento VR1 per z minore di s di θ e VR2 per z maggiore di s di θ. A questo punto è possibile osservare la motilità dello stomaco costruito e osservare appunto questo breve video in cui notiamo come le contrazioni si dirigano verso il piloro in un periodo di 58 secondi globale, aumentando la loro ampiezza, per poi ritornare alla condizione del tempo zero dopo 20 secondi. Effettuando uno zoom inoltre nella zona del fondo, notiamo come il fondo stesso stia subendo il rigonfiamento descritto in precedenza. È possibile anche osservare un video dello stesso, dove notiamo appunto come il rigonfiamento sia funzione del tempo in quanto funzione della propagazione delle contrazioni nella zona dell'antro. In conclusione, è stato ricostruito il dominio per punti, è stato ricostruito analiticamente, definito un profilo 2D asse asimmetrico implementato stesso in COMSOL, è stata simulata la meccanica dello stesso. Il modello descrive bene la motilità gastrica durante la fase digestiva, la simulazione del comportamento meccanico dello stomaco umano renderà possibile investigare il campo di moto di un fluido, newtoniano o meno esso sia, all'interno dello stomaco stesso. Questo strumento può essere di grande aiuto sia nel comprendere cosa succede a cibo e forme farmaceutiche una volta ingerite, sia per la progettazione di nuovi sistemi di dosaggio dei farmaci per via orale.